ci state ascoltando, voi presenti, per quelli che ci ascoltano, che ci state ascoltando per via social, per quelli che si metteranno più in sintonia più tardi, grazie e benedizione ricevete dal nostro Padre Celeste, dal Signore che vi ama di un amore infinito, quell'amore meraviglioso che ha per voi, non è svanito. Il Signore è Dio onnipotente, creatore dei cieli e della terra. Alleluia, Signore, Dio meraviglioso. Signore, tu ami tutti gli uomini, Signore, nonostante tutta la nostra inimicizia. Signore, tu ci hai amato, Signore. Alleluia, ci continuerai ad amare, Signore. E voi, Signore, noi, Signore, che siamo i tuoi collaboratori, Signore, di poter parlare la tua parola, la tua parola, Signore, che sei tu la tua parola, Signore Gesù, alleluia, Signore. Signore, ti vogliamo ringraziare, Padre, per come benedirai, Signore, quelli, per tutti quelli, Signore, che ascolteranno con un cuore sincero, Signore, perché la tua parola è spirito e vita, Signore, viene ascoltata, ma poi venga messa in pratica, Signore. Aiutaci, Signore, a camminare in accordo alla tua parola, Signore, perché stamattina vogliamo vedere i cieli aperti, Signore, vogliamo vedere un grande risveglio, Signore, nella nostra vita, Signore, perché tu, Signore, ci hai chiamati, Signore, a camminare in quel proposito, Signore, e noi vogliamo parlare a tutti gli uomini, Signore, vogliamo indicare loro il giusto sentiero che conduce alla vita eterna, Signore, Dio della gloria, alleluia, gloria, gloria al nome santo di Dio. Yeah.
metterli alle piedi di voi. Alleluia, gloria al tuo nome, Signore. Amen, Signore. Oh, grande e meraviglioso. Padre, veniamo nella tua presenza, nel nome di Gesù, Signore, ti chiediamo grazie e favore divino, Signore. So che stamattina parlerai ai nostri cuori, alla nostra vita, ai nostri cuori, Signore. Come parla un padre ai loro figli, perché un padre tu sei. Signore, questa mattina vogliamo chiederti, Signore. Signore, vogliamo trattare i tuoi consigli, Signore, per vedere come ricevere, come dipendere da te, Signore, e conoscere la tua volontà, Signore, per realizzare ogni tuo progetto divino, Signore. Oh Dio meraviglioso, Dio della gloria, Signore, noi siamo tuoi collaboratori, Signore. Signore Spirito Santo, Signore, ti preghiamo, Signore, di darci i tuoi consigli, Signore, perché vogliamo benedire tutti coloro che ascolteranno la tua parola gloriosa, Signore, e che l'unzione possa crescere in modo che possiamo vedere un grande esercito, Signore. Alleluia. Sì, Signore, vogliamo vedere Palermo, vogliamo vedere l'Italia cambiata, Signore. Vogliamo vedere l'Italia che si sottomette e si inginocchia davanti a te, Signore. Alleluia. Che si mette, Signore, davanti a te, Signore. Oh Dio meraviglioso, Signore, per fare la tua volontà, Signore. Ti ringraziamo, Signore, per questo giorno, per questa mattina. Ti ringraziamo per i tuoi discepoli, Signore. Oh Signore, ti ringraziamo per la parola che ci darai, Signore, quest'oggi. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Alleluia. Gloria a Dio, alleluia. Gloria a Gesù. Grazie, Signore. Grazie. Alleluia. Grazie, gloria a Dio. Stamattina il messaggio è il desiderio di Dio di farti vivere in amicizia con Lui. Amen. Il messaggio di questa mattina. Alleluia, gloria a Dio. Quando Dio ha voluto dare la sua parola al mondo, non ha parlato direttamente dal cielo, ma ha messo il suo pensiero sul cuore e sulle labbra di uomini che hanno parlato e scritto per conto suo. Ancora oggi, per parlare ai peccatori, non si presenta direttamente con la sua maestà, né manda i suoi angeli, ma mette il suo messaggio attraverso un peccatore redento. Gloria al nome santo del Signore. La Bibbia è il libro per eccellenza, la grande storia dell'amore di Dio per la sua gente. È la rivelazione del prezzo che Egli è stato disposto a pagare per ristabilire una perfetta amicizia con noi. Alleluia. Alleluia. Vedete, mentre l'espressione della comunicazione della Bibbia è umana, il suo messaggio è divino. Dietro ogni evento c'è Dio, l'autore della storia, il creatore delle generazioni, l'eterno, potente Dio di redimere un mondo naufragato e dare a ciascuno di noi, te e me, la forza per vivere. Alleluia. Davanti al Signore gli uomini hanno un valore speciale ed Egli li ama tutti indistintamente. L'opera di Cristo è stata compiuta per l'intera umanità, nessuno escluso. Alleluia. Prendiamo la scrittura in Apocalisse di Giovanni 3, 7 e 8. Leggiamo questa mattina. Gloria a Dio. Capitolo 3. Apocalisse di Giovanni 3, 7 e 8. Ok. Gloria a Dio. Amen, pronti. Amen, alleluia.
All'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi queste cose, dice il Santo, il veritiero, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre. Io conosco le tue opere, ecco, ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere, perché pur avendo poca forza hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Amen. La parola di Dio. Alleluia. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Un muro invalicabile separa l'uomo da Dio. Il peccato ha generato inimicizia con lui e tiene l'uomo lontano da lui. Puoi percorrere questo muro in lungo e largo, ma non vi troverai via d'accesso. Non lo potrai demolire con nessuna opera buona, nessuna religione possiede i mezzi per fartelo oltrepassare, ma il Signore nel suo infinito amore ha voluto aprire una sola porta aperta in questo muro. Alleluia, gloria a Dio, alleluia. Gesù è l'unico accesso a questo muro. Alleluia. In Giovanni in Giovanni 10, 9 dice: io sono la porta, gloria a Dio. La porta della salvezza è aperta per tutti gli uomini. La scrittura dice: chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. In Giovanni 10, 27 dice: le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. E io do loro la vita eterna e non periranno mai, nessuno le rapirà della mia mano. Gloria al nome santo del Signore. Fin dall'inizio Dio aveva questo desiderio, che l'uomo fosse ristabilito in piena amicizia con lui. Alleluia. Gesù fu la risposta a quel desiderio. Alleluia. Dio divenne uomo nella persona di suo figlio e in questo modo abbiamo potuto conoscere Dio. Alleluia, gloria al nome santo del Signore. Se vuoi sapere com'è Dio, guarda Gesù, che è la perfetta rivelazione di Dio. La sua apparenza sulla terra segna l'evento cruciale di tutta la storia. Gesù è una meravigliosa rappresentazione di cui Dio è l'autore, egli è il protagonista, mentre lo Spirito Santo dà forza a ciascun attore, anche al Figlio di Dio. Gloria al nome santo del Signore. Che grande privilegio che abbiamo avuto. Gloria a Dio, meraviglioso. Nel Salmo 104 dice: entrate nelle sue porte con ringraziamento e nei suoi cortili con lode, celebratelo, benedite il suo nome. Amen. Amen. Tante volte rimaniamo fermi o sulla soglia di quelle porte che ci introducono alla benedizione celeste. E questo salmo ci insegna che adorare Dio equivale a un'udienza con il Re Supremo di tutta la terra. Gloria a Dio. Il protocollo che ci conduce alla presenza di Dio divino sovrano inizia alle porte del ringraziamento. Essa in effetti è una porta che ci conduce alla presenza del Signore. In altri termini, quando noi entriamo nella cameretta per entrare nell'intimità con Dio, dovremmo iniziare con il ringraziamento. Alleluia. E la lode, esprimendo tutta la nostra riconoscenza a Lui. Gloria al nome santo del Signore. In tal modo scopriremo sempre di più quanto Egli sia buono e come anche nella sua dimora le preoccupazioni che assumono quanto male assumano un altro aspetto nei confronti alla presenza di Dio. Qualunque sia la situazione nella quale ti trovi, scopri anche tu le benedizioni che derivano da lodare Dio in ogni tempo. Gloria al nome santo del Signore. Comincerai a esprimere gratitudine al tuo Redentore per ogni cosa che ti viene nella mente.
Amen. Quando noi perdiamo non sappiamo più cosa dire, è lo Spirito Santo che ci spinge e mette le sue parole sante nella nostra bocca, perché vede il nostro cuore che vuole esprimere gratitudine a Lui, e lo Spirito Santo ci spinge e ci mette quelle parole meravigliose nella nostra bocca, che a volte anche noi, quando pronunziamo quelle parole soprannaturali, diciamo: Signore, ma io ti ringrazio, io veramente non sapevo cosa dire, tu mi hai messo quelle parole meravigliose nella nostra bocca. Quante, a quanti capita, a mia tantissime volte, gloria a Dio, gloria a Santo del Signore, nella preghiera, nell'ascolto della sua parola, che possiamo trovare una risposta soddisfacente. Alleluia, gloria a Dio. Dio non permette, quando il male vuole prevalere, quando la situazione precipita e diventa umanamente irrisolvibile, il miracolo che Dio compie è ancora più chiaro, e la gloria sarà attribuita unicamente a Lui, perché è Lui quello che fa le cose, quello che tocca le cose, quello che Lui è onnipotente, onnisciente, onnipresente, e ci guida lungo il sentiero della sua giustizia. Alleluia. Vedete, anche io nei momenti difficili sto insegnando di dire a me stesso: Signore, non riesco a vedere oltre, non so dove trovare la grazia per superare tutto, ma tu mi hai promesso di essere la mia forza. È qui che si trova la vera fede, ed è anche qui che troviamo il riposo, confidando nel Dio vivente e vero. Alleluia. Noi dobbiamo sempre confidare nel Signore, perché le cose, le situazioni, le circostanze verranno, perché siamo in questo mondo. Però Dio, abbiamo un grande Dio che ci prende sempre per mano e dice: figlio mio, non temere, io ti aiuto, io ti fortifico, io sono il tuo scudo. Alleluia, gloria al nome santo del Signore. Alleluia, gloria a Dio. Gesù ci dà l'autorità legale di aprire e chiudere le porte, perché ci sono porte che Dio ci apre, ci sono porte che noi dobbiamo chiudere, e questo sarà un altro messaggio, perché non ci possiamo prolungare. Questo sarà un altro messaggio che a Dio piacendo, il Signore mi ha messo nel cuore, e lo porterò. Amen, gloria a Dio. Gesù è la via, la verità e la vita, la via che apre le porte del cielo, la verità scritta nella Bibbia, e la vita che entra nel nostro cuore e fa rivivere la nostra anima. Amen. Gloria a Dio, gloria al nome santo del Signore. La parola di Dio è vera, la parola è Dio che parla. In Giovanni 5:1 vogliamo leggere la guarigione del paralitico di Betesda. Dopo queste cose ricorreva una festa dei giudei, e Gesù salì a Gerusalemme. Ora a Gerusalemme, vicino alla porta delle pecore, c'era una piscina detta in ebraico Betesda, che ha 5 porte. Sotto questi giaceva un gran numero di infermi ciechi, zoppi, paralitici, i quali aspettarono l'agitarsi dell'acqua, perché un angelo in determinati momenti scendeva nella piscina e agitava l'acqua, e il primo che si entrava, dopo che l'acqua era agitata, era guarito da qualsiasi malattia fosse affetto. C'era un uomo infermo da 38 anni. Gesù, vedendolo disteso e sapendo che si trovava in quello stato da molto tempo, gli disse: vuoi essere guarito? Vedo qua il Signore
dice può essere guarito. Tutto dipende da noi, tutto dipende dal nostro cuore, se è obbediente ad avere quella fede. Il Signore fa questa interrogazione e dice: l'infermo gli rispose: Signore, io non ho nessuno che mi metta nella piscina quando l'acqua è agitata, mentre io vado e l'altro mi scende prima di me. Gesù gli disse: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. L'uomo fu guarito all'istante, prese il suo lettuccio e si mise a camminare. Gloria al nome santo del Signore. Dio è meraviglioso. Dio ci ama tutti, ci ama di un amore eterno, ci ama di un amore soprannaturale. Il suo amore è così grande che non vede le nostre mancanze, vede la nostra fame, la nostra sete di Lui. Alleluia, gloria a Dio. Quando Dio ti apre una porta, non tutti capiscono, è vero. Quella porta aperta non è stata chiusa. Vai a Gesù, perché vuole muovere quel senso di colpa. Alleluia. Vai a Gesù perché vuole ristorare. Vai a Gesù perché vuole guarirti. Gloria a Dio. Vai a Gesù perché vuole darti una nuova vita. Non dimenticare di chiudere le porte. Non ti distrarre. Non restare così, volgi il tuo sguardo a Dio e guarda, credi quello che Dio ha fatto nel passato e confessa il tuo problema. Signore, tu sei colui che hai fatto meraviglie nel passato, hai portato soluzione ai problemi di tutti coloro che hanno confidato in te. Perciò, Signore, tu sei lo stesso oggi. Alleluia, io credo in te, perciò dammi vittoria e liberazione in questa circostanza. Credilo, Dio si diletta ad aiutare i suoi figli. Credilo, parla la parola, poiché tutto è compiuto, parla la parola. Il Signore vuole che noi parliamo la sua parola, perché la parola è Dio che parla. E quando noi parliamo la sua parola, che è Gesù, noi smuoviamo e l'avversario si deve mettere sotto i nostri piedi, perché noi crediamo a quella fede soprannaturale che il Signore ha messo dentro i nostri cuori. Alleluia, gloria a Dio. Alleluia, gloria al nome santo del Signore. Il Signore è buono e meraviglioso. Alleluia, gloria a Dio. Grazie. Nel Salmo 32, 8 dice: non temere, io ti ammaestrerò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò il mio occhio su di te. Come metterti in regola con Dio? Quando ti soffermi a riflettere che sei stato creato da Dio. Alleluia. Per un unico scopo, che è quello di poter vivere in amicizia con Lui. Comprenderai allora che il piano di Dio per te è appunto quello di ristabilire la tua amicizia con Lui. Alleluia. L'uomo ha peccato ed è per natura separato da Dio, quindi non può ricevere automaticamente amore di Dio, ma Dio è grande e meraviglioso. Gesù Cristo è l'unica via per arrivare a Dio. Solo attraverso di Lui tu infatti potrai trovare l'amore di Dio e conoscere i suoi progetti per la tua, per la mia vita. Amen. Alleluia. Ciascuna persona deve ricevere Cristo come suo Signore e Salvatore. Non basta entrare in una chiesa o avere genitori cristiani. Soltanto se lo riceve tu volontariamente, egli farà di noi un suo figlio, per come noi l'abbiamo accettato come nostro personale Signore della nostra vita. Dio fa miracoli, perché Lui fa miracoli. Lui è miracoloso. E oggi è il giorno accettevole. Oggi è il giorno della scelta. Sono sempre più numerose le occasioni che il Signore si presenta nella tua vita.
un conoscente, una circostanza, una difficile situazione di salute o economica, o una consolazione particolare, tutto ti parla di Dio e della sua cura. Sono tutte manifestazioni d'amore per chiamarti alla sua grazia. Gloria al nome santo del Signore. Alleluia. Se desideri conoscerlo, se hai bisogno del suo aiuto, se puoi avere accesso alla comunione con Lui, puoi realizzare tutto questo nell'opera di Cristo. Alleluia. Egli aspetta che tu entri. Passare per quella porta significa essere salvati, godere una vita piena di benedizione. Alleluia. E godere la vita eterna che incomincia da questo presente, da questo terreno. Lo dirò sempre, il nostro cammino terreno è il cammino introduttivo verso la gloria eterna, verso quella città celeste. Quello è il nostro scopo. Questo è, il Signore sta per ritornare e noi ci dobbiamo svegliare, dobbiamo essere sempre pronti per andare con il Signore. Il nostro corpo sarà incorruttibile, saremo nell'aria attirati con Dio. Che meraviglia che il Signore ci ha preparato. Alleluia, gloria al nome santo del Signore. C'è un grande bisogno di un risveglio personale. Alleluia, un cambiamento radicale che ci porta in una valva spirituale. Un forte desiderio di restare alla presenza di Dio. Niente può soddisfare il cuore di più. È un anticipo dell'eternità. Vivere contemplando il suo amore, la sua presenza. Alleluia, gloria al nome santo del Signore. Alleluia. Benedizione, riempie il cuore di ristorante.
importante, tu che sei
alziamo l'offerta. Gloria al Santo del Signore, gloria a Dio, Dio sia ringraziato e benedetto. Chiedo a quanti siete da quella parte, che ci seguite da fuori, preparate la vostra Bibbia. Questa mattina non vi faccio girare, non vi faccio cercare assolutamente, troverete subito il passo che leggeremo, gloria a Dio, garantito, alleluia. Aprite la vostra Bibbia e che trovate per primo? E infatti, andate al capitolo 3, al capitolo 2, scusate. Luca, cos'è? Non lo senti, per favore. Luca hai detto. No, Genesi capitolo 3. Capitolo 3, giusto l'ho detta, la era capitolo 3. Ho fatto un po' di confusione io. Dal verso 8 leggeremo fino al verso 13. Quindi Genesi 3, capitolo 3, i versi vanno dal verso 8 al verso 13. Genesi 3 l'avete preso? Okay. Parlo con i fratelli che sono lì. C'è la sorella. Non faccio nomi perché poi non vorrei sbagliare che ce ne sono altri, non faccio nome degli altri. Dio si ricorda solamente di qualcuno? No, allora è meglio non dire. Vi siete ricordati? Ebbene, gloria a Dio, Genesi capitolo 3, dal verso 8, stiamo per leggere. Quindi il Signore sia lodato. Amen. Alleluia. Poi udirono la voce dell'Eterno Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno. E l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno Dio fra gli alberi del giardino. Allora l'Eterno Dio chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei?» E gli rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto». E Dio disse: «Chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai forse mangiato dell'albero del quale io ti avevo comandato di non mangiare?» L'uomo rispose: «La donna che tu mi hai messo accanto mi ha dato dall'albero e io ne ho mangiato». E l'Eterno disse alla donna: «Perché hai fatto questo?» La donna rispose: «Il serpente mi ha sedotta e io ne ho mangiato». Amen. Grazie della tua parola, mio Signore, gloria al nome tuo, mio Dio. Ti ringraziamo e ti benediciamo ancora in questo giorno, mio Signore, sempre per ogni cosa che tu ci doni, mio Dio. Gloria a te, mio Dio. Ci hai donato ancora questo giorno meraviglioso di vita, mio Signore. Adesso ti chiediamo che sei tu, mio Signore, a guidare ogni cosa, mio Dio. Ma principalmente, mio Signore, non è tanto il materiale che a noi veramente abbiamo di bisogno, ma abbiamo bisogno di te, mio Signore, qualcosa che proviene da te, la tua parola, mio Signore, il pane veramente che discende dal cielo, mio Signore. Mio Dio, sii tu a parlare in questa mattina, rimani con noi nel nome santo di Gesù. Amen. Alleluia, accomodatevi. Gloria a Dio. Il messaggio di questa mattina è contrapposto a ciò che abbiamo letto in un certo senso, perché il messaggio si chiama: mio Dio, dove sei? Mentre abbiamo letto in quel caso che è Dio che chiede all'uomo: dove sei? Gloria a Dio. Ma adesso vediamo un pochino nel nome santo del Signore, quello che il Signore ha preparato in questa mattina e come guida ogni cosa. E noi lo ringraziamo e lo benediciamo sempre per ogni cosa, la sua parola, la parola meravigliosa che lui ci ha lasciato e ci ha donato. Gloria a Dio, affinché noi, gloria a Dio, quando abbiamo di bisogno, gloria a Dio, a parte cercarlo in preghiera, ma dobbiamo avere la Bibbia,
cercarlo con la parola di Dio, e lui ci risponde del continuo. Noi lo vediamo, io l'ho visto nella mia vita e penso un po' tutti lo abbiamo visto, almeno quanti, gloria a Dio, veramente, gloria a Dio, hanno donato il loro cuore al Signore, quanto lo hanno accettato, quanti lo stanno cercando e quanti vivono, gloria a Dio, per il Signore. Perché come ha detto l'Apostolo Paolo, si cosa disse, il mio vivere è Cristo, vero? Gloria a Dio, morire guadagno in certo senso, perché tanto, pure che ci togliamo da questa terra, non abbiamo perso nulla, in questo senso di Paolo. E se lo ha detto lui, fratelli miei, allora, figuriamoci, se fosse qui Paolo, quello che dovrebbe dire sarebbe ancora più pesante, perché a quei tempi veramente non eravamo nel 2024, gloria a Dio, e già allora c'erano delle lamentele di un po' di tutto quello che era il mondo di allora, gloria a Dio. E invece, gloria a Dio, oggi noi stiamo vivendo quest'epoca, è un'epoca molto difficile, sapete, gloria a Dio, è un'epoca particolare, gloria a Dio, è un'epoca veramente, gloria a Dio, posso dire, stamattina erano le 6, mi pare, mi sono sentita con mia moglie, gli ho detto quello che c'è davanti alla stazione, quanti ragazzi che si rincorrono, bottiglie a destra, bottiglie a sinistra, colpi di casco, parolacce, c'è di tutto di più. Erano le 6 del mattino, 5 e mezzo, 6 del mattino, e dicevo questo a mia moglie, ma le mamme, i papà, i genitori, dove sono? Non li cercano, anche perché il maschietto forse ho, ma c'erano femminucce, ragazzine, però poi quando succede qualcosa, ma il Signore dov'è? Mio Dio, dove sei? Ma tu non vedi quello che sta a fare, quello che è successo? Ecco, gloria a Dio. Attenzione, non era premeditato questo, di collegare questo a quello di stamattina, assolutamente non mi avevo preparato nulla riguardo ciò, veramente lo dico, veramente nella presenza del Signore, è stato il Signore che Dio mi ha messo davanti questa situazione, affinché noi, gloria a Dio, quando cerchiamo il nostro Signore, lo cerchiamo, ma dobbiamo comprendere, dobbiamo capire, Signore, noi ti stiamo cercando, ma ti stiamo cercando quando? Oggi? Che magari c'è il deserto davanti a noi, che siamo dentro un deserto, che stiamo passando, gloria a Dio, un periodo magari non bello, gloria a Dio, c'è la terra è arida, non c'è nulla da bere, non abbiamo, noi siamo assetati e veramente nessuno ci dà, gloria a Dio, quell'acqua, che poi quell'acqua sappiamo bene che disseta solamente per un tempo, ma quello che abbiamo di bisogno noi è la pura e preziosa parola di Dio. E questo è quello che il Signore ci deve dare, quello che noi dobbiamo cercare giornalmente, gloria a Dio, perché anche se ci beviamo 2, 3 litri, 4 litri di acqua al giorno, ma poi riprende di nuovo la sete, gloria a Dio, invece l'acqua della vita, gloria a Dio, che ristora l'anima, gloria a Dio, che veramente ci fa vivere, gloria a Dio, nella gioia, perché il Signore è presente, perché il Signore è con noi, come disse a quella donna del pozzo, ma l'acqua che io ti darò però, non è come l'acqua che tu prendi di là sotto, gloria a Dio, e questo è il senso, gloria al nome santo del Signore. Ma andiamo un pochettino ancora a rivedere ciò che abbiamo letto, gloria a Dio, naturalmente la domanda che ci poniamo tutti in merito al titolo del messaggio di questa mattina è, gloria a Dio, mio Dio, dove sei? Domande che ci poniamo naturalmente ogni giorno, quando vediamo la televisione, quando accadono magari qualcosa di purtroppo non bello nella nostra famiglia, mio Dio, dove sei, mio Dio? Mi hai abbandonato, Signore? No. Assolutamente non è così. Infatti abbiamo letto, gloria a Dio, in questa mattina che dove sei, questo dove sei, per primo lo disse Dio quando Adamo ed Eva si nascosero, gloria al nome santo del Signore. Ebbene, gloria a Dio, eppure prima non si nascondevano del Signore, sapete? Prima vivevano nudi tranquillamente, gloria a Dio, ma poi si nascosero. Era un tempo, gloria a Dio, veramente dove non c'era nulla di nascondersi, eppure loro trovarono un qualcosa che ha fatto sì che sono andati contro la volontà di Dio, ed era solamente quello allora, gloria a Dio. Oggi invece ne abbiamo di tutto e di più per poter far sì che noi veniamo meno e che poi ci dobbiamo anche noi un pochettino
nascondere relativamente, ma un pochettino, gloria a Dio, far finta di nulla, fare distratti, far finta che non vediamo, che non sentiamo, è la voce del Signore che ci continua a chiamare, gloria a Dio. Quindi il primo a chiedere dove sei fu il Signore all'uomo e non l'uomo al Signore. Perché come allora e come adesso, gloria a Dio, Dio è sempre presente. Dio non ci ha lasciato, non ci ha mai abbandonato, nemmeno un attimo, nemmeno un istante. Questo lo dobbiamo comprendere, lo dobbiamo capire, gloria a Dio. Signore con noi, Signore, gloria a Dio, è sempre presente nei momenti difficili e nei momenti belli. Teniamo in considerazione queste cose, gloria a Dio. Ebbene, gloria a Dio. Gloria al nome santo del Signore. In precedenza facevo un verso nel capitolo 2, gloria a Dio, che dice: l'Eterno Dio prese dunque l'uomo, lo pose nel giardino dell'Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. E l'Eterno Dio comandò l'uomo dicendo: mangia pure liberamente di ogni albero del giardino. Quindi Dio diede nonché questo luogo meraviglioso per custodirlo. Ma l'uomo cosa ne fece, gloria al nome santo del Signore? L'uomo cosa ne fece di quel luogo? E cosa ancora continua a fare di tutto ciò che ci ha donato? Poco fa ha scritto qualcuno, sapete? Ha scritto: è Dio che praticamente guida questa gente a uccidere tutti i palestinesi? Non è Dio, assolutamente. Non so se ancora è in linea questo signore, questo fratello, non so chi sia, ha scritto appunto questo. Dice: Dio che permette appunto agli israeliti di uccidere i palestinesi in quella maniera come stanno facendo? Non è Dio. Libero ha lasciato il libero arbitrio, libero ha lasciato la mente libera, e ognuno di noi agisce nella maniera come vuole. Quelli sono i governatori, chi governa le nazioni, che si possono permettere di decidere determinate cose che non sono buone, che non sono belle. Ma noi, nel nostro piccolo, fratelli miei, gloria a Dio, tante volte, perché abbiamo la possibilità di decidere anche nelle cose piccole, minori, ma noi prendiamo decisioni sbagliate. Ne abbiamo fatto errori nella nostra vita, abbiamo fatto qualche cosa di sbagliato dinanzi alla presenza di Dio, a voglia, se altro che. Certamente noi ne abbiamo fatto più piccole perché siamo limitati, perché non siamo nessuno. Quindi il nostro è uguale, in certo senso, l'errore che noi facciamo. Loro giustamente, essendo al governo, essendo quelli che possono comandare, decidere, il danno lo fanno molto più grande. Ma l'uomo cosa ne ha fatto di questo mondo oggi? Tanti naturalmente si vantano di stanno cercando di riparare, ma ormai riparare niente, perché è irriparabile. Questo mondo che vi stiamo lasciando, per esempio, qui c'è mia nipote che è nata da un mese e mezzo, che mondo gli stiamo lasciando a questi bambini, non a lei solamente, a tutti i bimbi che nascono ora? Cosa gli stiamo lasciando? Che mentalità gli stiamo lasciando? Che mondo pulito, veramente, gli insegnamenti che gli stiamo dando, quali sono? Poco fa parlavo di questi ragazzi che alle 6 del mattino ancora non sono tornati a casa perché i genitori permettono questo. Ma che cosa gli stiamo lasciando? Va, non ti preoccupare. E poi è Dio che ha sbagliato qualcosa, noi invece. Perché Dio ogni giorno ci cerca, ogni giorno Dio è con noi, ogni giorno Dio ci sta servendo in qualcuno di noi. Sapete, gloria a Dio, con mia moglie, ma anche con voi, penso un po' tutti lo state facendo, fratelli miei, anche con quelli che sono collegati in questa mattina. Quante volte parlate a vostro figlio, a vostra moglie, a vostro marito, a vostro fratello, a vostra cognata, a vostro cugino, del Signore, e ci sbattono la porta in faccia, perché non ne vogliono sapere niente. Gloria a Dio, ma intanto è Dio che li sta cercando, e loro come Adamo si stanno nascondendo, stanno facendo, stanno avendo la stessa reazione, né più né meno. Gloria a Dio, lo sa Dio quante volte preghiamo la sera con mia moglie,
io per quei, per esempio ieri sera il Signore mi ha messo qualcuno della mia famiglia davanti, abbiamo pregato tanto per questo, per questa persona, riusciamo quasi a piangere, anzi piangiamo veramente per queste anime che sono dirette, se non si ravvedono, all'inferno. Eppure il Signore li sta cercando, il Signore li sta chiamando. E cosa stanno facendo? Stanno facendo lo stesso come fece Adamo ed Eva. Perché? Perché si stanno nascondendo? Perché sono nudi. Perché sono nudi anche loro. E questo non è bello, sapete, quello Dio. Noi preghiamo tanto per tanti, ripeto. Abbiamo un elenco di tante carissime anime. Signore, ascolta le nostre preghiere, però dall'altra parte ci sono i cuori che sono troppo chiusi, cuori induriti. Amen, gloria a Dio. Ebbene, poi chiediamo a Dio, dove ti trovi, Signore? Dio ci ha donato un corpo, gloria a Dio, pulito. Ci dà una mente, gloria a Dio, un'intelligenza. Ci dà degli occhi per vedere e per evitare il male. Ci dà la bocca per parlare, principalmente dobbiamo parlare di Lui. Ci dà delle orecchie, ci ha dato delle orecchie, gloria a Dio, per ascoltare la Sua parola, per vedere, per leggere la Sua parola agli occhi, gloria a Dio. E noi di questo corpo, anche di questo corpo, dai, mettiamola così, cosa ne stiamo facendo? Come lo stiamo curando? Ne stiamo avendo cura, gloria a Dio? Amen, gloria al nome santo del Signore. La nostra lingua, per esempio, perché ci ha dato la possibilità di parlare? Perché? Per dire delle sciocchezze che fanno male a chi le riceve, fanno male alla nostra anima, fanno male a noi stessi, gloria a Dio. Il Signore vuole, si sta cercando. È lo stesso atteggiamento stiamo avendo tutti quanti noi, perché ci stiamo nascondendo, gloria al nome santo del Signore. Ma Dio col suo grande amore sta aspettando, sapete? Perché un Dio ripieno d'amore. Lo ha avuto già l'amore, gloria a Dio, quando ha mandato suo figlio per morire per me, per te che non meritiamo nulla. È morto anche per quanti stanno commettendo delle atrocità, come diceva giustamente quella cara persona lì in collegamento. Ma alla fine, gloria a Dio, non siamo noi. Non siamo noi che possiamo cambiare le menti. Se si sta facendo del male, si sta facendo del male. Se purtroppo dovranno rendere conto a Dio di tutto ciò che si sta commettendo, delle atrocità. Sapete, l'altro giorno ho letto un commento, per esempio, di una cristiana, di una ragazza, una sorellina precisamente, la loro incenso. Hai sentito parlare di quella ragazza che ha partorito due neonati e li ha seppelliti? Ebbene, quella ragazza che che ha scritto pochi versi, come un post sul gruppo, e ha scritto: mio Dio, io ti amo, mio Signore, io credo in te, Signore, perché però tu hai dato due bambini a quella persona che poi li ha ammazzati, e invece io che aspetto, che io desidero un bambino, non ce l'ho? Ecco, come la donna che mi hai messo accanto. Eh sì. L'accusa sempre al Signore. Però non lo diceva, sai, non era sotto forma di accusa, caro fratello Vincenzo, sai? Ero quasi dire: Signore, ma io non lo meritavo pure io un bambino? Sono delle domande che vengono fatte e una risposta attualmente non c'è, o perlomeno c'è una risposta, però diciamo più dettagliatamente sarà il Signore eventualmente poi a dire, a rispondere nella maniera come è giusto che sia. Noi non sappiamo quei due bambini che sono nati, quale
sarebbe stato il futuro, la loro vita, che cosa ne sarebbe stato. Poi nelle mani di una donna come questa, figuriamoci, se già così piccoli, li ha eliminati, figuriamoci se erano più grandicelli, che cosa potevano passare questi bambini. Certamente, quindi Dio li ha voluti con sé ancora prima che iniziassero la vita. C'è quel passo della Bibbia, vero? C'è, sono passi della Bibbia dove appunto si specifica questo. Meglio quelli che non sono neanche nati, non hanno visto neanche questo mondo. Sì, meglio è stato, perché non hanno visto tutto quello che stiamo vedendo noi. E poi per quanto riguarda quella donna che ancora non, il Signore non gli ha dato un bambino, anche lì ci sarà una spiegazione logica. Noi non sappiamo se eventualmente ha un bambino, come, che situazione si può vivere quel bambino, cosa ne sarà della sua vita, quale sarà il suo comportamento, che fine avrà fatto. Quindi ogni cosa che si muove, ogni foglia si muove, se c'è il volere di Dio. Quindi io dico questo, il Signore ha voluto in questa maniera, lasciamo ogni cosa nelle mani di Dio e ringraziamo Dio per tutto. D'altronde ci fu, ci fu il carissimo Giobbe che dovette dire a sua moglie, alleluia, che dovette dire a sua moglie, di starsi in silenzio. Perché come dice bene, ha detto lui, tutto il bene lui che riceviamo lo prendiamo, e se c'è qualcosa che non va, magari ci lamentiamo, no. E allora ringraziamo il buon Dio ogni giorno, gloria a Dio. Ebbene, gloria al nome santo del Signore, e Dio è grande amore, che il grande amore che lui ha, gloria a Dio, sta facendo sì che sta aspettando, gloria a Dio, perché il Signore sta aspettando, gloria a Dio. Signore, ma tu non potevi arrivare? Marta, cosa disse? Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Vi ricordate? Penso un po' tutti lo sanno. Gloria al nome santo del Signore. Ma, gloria a Dio, cosa ti rispose il Signore? Marta, se tu credi, vedrai la gloria di Dio. E ciò non vuol dire che lo può dire, lo dice anche a noi, gloria a Dio. Stiamo aspettando qualcosa? Aspettiamo, se il Signore si muove in una certa maniera, lasciamo fare al Signore. Vogliamo vedere la gloria di Dio nella nostra vita, nella nostra casa, lasciamo tutto nelle mani di Dio. Se Dio ritarda, aspettiamo. Non ci lamentiamo invece, gloria a Dio, perché questo è il senso. Però attenzione, dobbiamo vedere una cosa. Non diciamo Dio dove sei, perché Dio è presente, Dio ci sta cercando. Dio ci ama, Dio ci aiuta, Dio ci sostiene, Dio ci guarda. Dio, dove sei? Sono qui presente, perché se non fossi stato presente in questa mattina, io non ero qua, il fratello Vincenzo non era qui, le sorelle non erano lì. Voi che state ascoltando, nemmeno voi ce l'avete in questa mattina. Se siamo qui in vita ancora, è perché Dio c'è, Dio è presente, Dio non se n'è andato. Ecco dov'è Dio. Amen, Signore, gloria a Dio. Ringraziamo Dio invece di lamentarci e di dire: Dio, dove sei? Il Signore ci ama, il Signore ci chiama, gloria a Dio. E noi siamo che non rispondiamo. Sempre, sempre, sempre. Lui è pronto lì ad aiutarci, a sostenerci. E poi, quando finiamo, gloria a Dio, di ricevere quello che ci serve, a posto. Ce ne fosse uno che ritornasse a dire ringraziamo il Signore. No, gloria a Dio. D'altronde, gloria al nome santo del Signore, in Isaia 43 lo dice: io ti ho chiamato per nome, tu sei mio, tu mi appartieni. Cosa vogliamo, cosa desideriamo che ancora di più il Signore ci dice, gloria a Dio? Cosa vogliamo? Allora, se apparteniamo al Signore, gloria a Dio,
Perché non doniamo la nostra vita a Lui? Gloria a Dio. Amen. Adamo ed Eva si nascosero, fratelli miei, si nascosero. Ma non sono solamente loro che si nascosero. Tutto il mondo si nasconde. Tutto il mondo si nasconde. Si nascondono, sapete quando? Quando andiamo per le strade ad evangelizzare. Sapete? Noi, per esempio in quest'estate, domenica ancora c'è estate, sotto il sole cuocente, eppure la gente là ti schivava, appena mi davi un pezzo di carta che potevano anche prenderlo e poi magari buttarlo, ma te lo dicevo in faccia, no, via, vero, padrone Vincenzo, col fratello Agostino specialmente, lui d'altronde è il fratello Agostino che noi conosciamo, il caro pastore Aiello, che a Dio è la sua vita, è dedicata all'evangelizzazione, gloria a Dio, lo vedo un po' dove va lui, si evangelizza, gloria a Dio. Ma però, quello è il Signore che chiama la gente, quel Dio dove sei, è presente, ti sta cercando, ti sta chiamando, e tu, e io, e noi, e tutti, e facciamo tante volte, facciamo come fece Adamo ed Eva, si nascosero. Poi quando sarà il momento, poi invece ci facciamo vedere, siamo presenti e cerchiamo il Signore. Amen, gloria a Dio. Noi ringraziamo il Signore sempre, fratelli miei, gloria a Dio. Alleluia, con il nome santo del Signore, il Signore è presente, gloria a Dio. Il Signore è presente perché, per esempio, questa mattina, anche durante i cantici, fratelli miei, gloria a Dio, la presenza del Signore era forte, tangibile, gloria a Dio. E noi ringraziamo Dio per come è stato con noi. Gloria a Dio. Sapete quel Dio dove sei? Purtroppo chi lo dice? Purtroppo chi lo dice? Chi lo dice? Chi lo dice? Chi non lo dice? Chi non sente la presenza di Dio? Chi non dona danno, non ha donato la sua vita al Signore? Quelli dicono Dio dove sei? Perché non lo sentono, non lo vedono, non hanno la sua presenza. Lo Spirito Santo ancora non l'hanno ricevuto, gloria a Dio. E allora sì che dicono Dio dove sei. Ma chi veramente, gloria a Dio, si immerge nella presenza del Signore giornalmente? Chi va, chi prega, chi cerca il Signore? E il Signore ci tocca, gloria a Dio. Ho fatto da Vincenzo, ha portato l'esempio di quando lui ha ricevuto, e il Signore lo ha coperto, gloria a Dio, di fede, di un mantello, mentre pregava, gloria a Dio. Ebbene, gloria a Dio, allora si fa da Vincenzo, come tutti quanti noi questa mattina, non lo possiamo dire Dio dove sei, perché lo sentiamo che è presente nella nostra vita. E sta operando potentemente. Ecco perché non possiamo dire dove sei. Quando si dice dove sei, Signore, è perché ancora non si è conosciuto il Signore, perché siamo lontani dal Signore, perché non c'era ancora la conversione. Alleluia, gloria a Dio. Ecco quel Dio dove sei, chi si può permettere di dire. Alleluia. Anche in questi giorni, sapete, ho una nipote mia che ha un problema, ma ringraziamo Dio perché grazie a Dio a quanto pare si può fare qualcosa di bello, il dottore hanno detto, quindi è stato preso in tempo, ringraziamo Dio, glorifichiamo Dio. Gloria a Dio. Ma io ho avuto una risposta dall'altra parte, ma il Signore, ma il Signore, ma il Signore, ma il Signore, non vedo, ma il Signore. Però vedete, gloria a Dio, invece dall'altra parte ci può essere la fede, l'incoraggiare, non ti preoccupare, credi in Dio, metto ogni cosa nelle mani di Dio, gloria a Dio. La differenza di due persone, sapete? Allora, questa è la differenza fra colui che sa dove è Dio, che è presente, e dall'altra parte colui che dice dove è Dio. Dove sei mio Dio? Perché? Perché non c'è nella loro vita. Perché lo hanno allontanato, non è perché il Signore che si allontana da loro, fratelli miei. Sono loro che si allontanano dal Signore. E quando noi parliamo del Signore, io ho qualcuno, mia moglie qui lo sa, che tante volte apriamo argomenti, il Signore, questo, quello e quell'altro, vediamo che appena si comincia a parlare del Signore c'è chi prende a sinistra e chi prende a destra. Tipo Adamo ed Eva, si nascosero, si nascondono. Si nascondono perché sono nudi, perché hanno paura. Non hanno timore, hanno paura a quel punto. Hanno
hanno paura perché sanno che purtroppo c'è un difetto troppo grande. Alleluia, gloria al nome santo del Signore, gloria a Dio. Sì, questo succede. Succede, invece non succede che nessuno fa come fece quel figlio prodigo, che si rende conto e dice: Padre, non sono degno di essere chiamato più tuo figlio, Signore. Questo invece dobbiamo dire: non sono più degno. Ecco cosa dovremmo fare nel nome santo del Signore, e non vantarci, gloria a Dio, sì, non sono più degno di essere chiamato più tuo figlio, perché si è allontanato dal Padre. E a quel punto forse magari c'è un ritorno, e speriamo che sia presto, gloria a Dio. Il figlio prodigo poi a un certo punto, quando si ritrovò nudo e senza più nulla, non dico che ha detto dove sei, perché lo sapeva dove era suo padre, gloria a Dio, però gli è venuto nuovamente, gloria a Dio, si è rinfrescato nuovamente la mente a dire: c'è mio padre, io so dove è mio padre, io lo posso andare a cercare mio padre, e anche mi sottometto, chiederò di essere un servo, ma io ritorno al padre mio, gloria a Dio, ecco dov'è. E lo, molti lo sanno perché sono come quel figlio prodigo, che sono allontanati, gloria a Dio, ora si stanno vivendo la loro vita lontano da Dio, e poi quando le cose vanno male dicono: Signore, dove sei? Lo sapete, lo sappiamo dove si trova il nostro Signore, gloria a Dio, perché facciamo finta di nulla? C'è il Signore, c'è, alleluia, amen, Signore, sì, perché è questo, gloria a Dio, il nostro amato Signore ci sta cercando, vi sta cercando, sta cercando i vostri figli. Piangiamo per i nostri figli, fratelli miei, piangiamo, gloria a Dio, piangiamo, gloria a Dio, per quanti ancora sono lontani dal Signore, ma lontano da Dio non sta questa cosa di qua, per piacere, piangiamo per i nostri figli, piangiamo per i nostri nipoti, piangiamo per tutti, perché il Signore li sta chiamando, li sta chiamando da sempre, ma loro ancora fanno orecchie da mercanti, perché fanno la stessa cosa che ha fatto. Ecco perché il messaggio è: mio Dio, dove sei? Ma ho letto, il Signore mi ha mandato, mi ha preso quel passo da leggere, gloria a Dio, perché il Signore è lì che ci sta cercando, ma noi ci nascondiamo, i nostri figli si nascondono, i nostri fratelli, i nostri parenti non vogliono sapere nulla. Eppure, scusate il termine che uso ora, gli sbattiamo l'Evangelo in faccia ogni giorno, ogni minuto, gli parliamo dell'amore del Signore, gli parliamo di come deve, può cambiare la loro vita, di quello che avverrà dopo la morte, di quello che ci aspetta, ma loro fanno come Adamo ed Eva, si nascondono perché sono nudi. Questo è successo. Però poi, mio Dio, dove sei? Come, dove sei? Sono qui, ti cerco ogni giorno, ti chiamo ogni giorno, ti mando messaggero ogni giorno, ti mando la mia parola ogni giorno, e ora mi dici dove sei? Sono qui, perché se tu oggi hai visto la luce di questo nuovo giorno, se tu oggi sei in piedi, se oggi tu stai camminando, se oggi io sto parlando, se oggi io sono qui, è perché Dio è qui, è presente. Ecco dove è Dio. Amen, gloria a Dio. Il Signore è buono. Amen. Vuole fare cose meravigliose, ma non soltanto per noi, gloria a Dio, ma per la nostra casa, per tutta l'intera famiglia, gloria a Dio. Che vogliamo fare? Ci vogliamo rinunciare, gloria a Dio? Il Signore si è fatto conoscere da noi, ci ha fatto vedere quello che ha fatto, quello che, come veramente ha cambiato la nostra vita, gloria a Dio, di quelli che eravamo prima, di quelli che siamo ora, di quello che facevamo prima, di quello che facciamo ora, di come ci comportavamo prima, di come ci comportiamo adesso, gloria a Dio. Eppure, gloria a Dio, ancora siamo lì a chiedere: mio Dio, dove sei?
Attenzione a queste parole, fratelli miei. Chi dice, purtroppo è una constatazione, non è un mio pensiero, chi dice, mio Dio, dove sei, col punto interrogativo, è una persona che non si può ritenere credente o convertito o una persona che ha fede. Mi dispiace dirlo, perché sono due cose in contrapposizione fra di loro. Giusto? Dico, mi sembra che sia logico, perché uno se io vedo qua la sorella Anna, e allora presente, gloria a Dio, che caravanza mia, io non posso dire, ma la sorella Anna oggi non c'è in chiesa, non lo posso dire perché è qua presente, se io non lo dico, è perché io non la vedo, perché io ho gli occhi chiusi, perché a me non mi interessa niente della sorella Anna e sto guardando in un'altra direzione. E con Dio è lo stesso, mio Dio dove sei? Io ci sono, dice il Signore. E ogni giorno vengo a bussare alla porta del tuo cuore affinché tu lo fai cambiare. Perché è vero che il Signore ce lo cambia, però dobbiamo essere noi a permettere al Signore di cambiarci. Perché dice bussa con tanto amore ogni giorno e cerca di entrare. E quando apriamo la nostra porta, allora il Signore entra, gloria a Dio, e fa cose belle e meravigliose. Cosa vogliamo fare, gloria a Dio? La fede. La fede di credere, gloria a Dio, che il Signore toccherà i cuori dei nostri familiari. Questa è una cosa importantissima, fratelli. Io ripeto, gloria a Dio, noi lo facciamo continuamente. Preghiamo, 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 preghiamo incessantemente per i nostri figli, nipoti. Gloria a Dio, perché i tempi sono veramente brutti, sono cattivi, i tempi sono gli ultimi tempi e il nemico sta prendendo il sopravvento, il nemico scende a compromesso anche con i cristiani, perché sta facendo questo, il nemico oggi è arrivato a questo punto. L'altro giorno ho ascoltato una testimonianza del pastore che era, come si chiama, quando gli si presenta il diavolo, come si chiama il fratello? Fratello? Chiocca, sì. Come un uomo vestito di bianco si presentò lì davanti e voleva fare un compromesso, dice io. Gloria a Dio. E sapete, al fratello Chiocca gli è successo in una maniera visibile, proprio, una persona vestita di bianco si presentò, dice, un appuntamento con te. Ebbene, gloria a Dio. E allora, naturalmente, da buon servo di Dio, naturalmente gli rispose che lui era un perdente e che non la poteva avere vinta. Ma vedete però come lui ci tenta lo stesso? Lui sa che sta perdendo, però è anche vero, che con ogni qualvolta c'è una guerra, c'è una battaglia, c'è una lite. È vero che io sono più piccolo, per dire, attenzione, e magari perderò sicuramente quella battaglia. Non lo metto in dubbio, però danno ne posso fare assai. E il diavolo si sta giocando tutte le carte per fare il danno più che può, perché questo obiettivo è suo. E la cosa principale a cui mira lui oggi sono i ragazzi. I ragazzi sono il suo futuro, perché tutto dipende dai ragazzi. Perché i ragazzi di oggi saranno i governatori di domani. I ragazzi di oggi saranno insegneranno domani, i ragazzi di oggi saranno quelli che dirigeranno questo mondo. Ecco perché lui sta mirando tanto i ragazzi. Con gli anziani ci prova pure, però purtroppo sa che trova duro, specialmente naturalmente per gli anziani, attenzione, quelli che hanno conosciuto il Signore, perché io conosco anziani che, come ho detto prima, anche se parliamo del Signore del continuo, fanno come Adamo ed Eva, si nascondono e non vogliono parlare di niente. Adesso, gloria a Dio, canteremo un canto nella presenza del Signore, gloria a Dio. Poi ci lasceremo, gloria a Dio. Vi invito anche a quanti siete da quella parte, gloria a Dio. La preghiera è importantissima, la preghiera di pregare per i nostri cari, gloria a Dio. Ripeto, ancora una volta ripeto, per i bambini, per i figlioli, per i ragazzi, è fondamentale la preghiera. Gloria al nome santo del Signore. Alleluia, ascoltiamo questo meraviglioso canto che ci porterà nella presenza del Signore. Alleluia.
Gloria a Dio. Se ci vuole, vogliamo alzare in piedi. Fratello Vincenzo, vieni per cantare. Grazie Signore.
Alla prossima, noi continuiamo a pregare.